Il mormorio dell'acqua è la voce dei nostri padri. Così recitava un famoso detto indiano. Ogni fiume parla e ci racconta una storia. È la storia dei popoli e delle genti che vivono e si avvicendano lungo il suo percorso. Da sempre l'acqua, quella particolare acqua che scorre in ciascun fiume, è il fulcro della vita quotidiana, risorsa idrica ed economica, fonte di sussistenza e di reddito, strumento di difesa o via di comunicazione. Un fiume rappresenta quindi la chiave di lettura di vicende storiche, economiche, artistiche, tecnologiche dei territori che attraversa, dalle sorgenti fino al mare. Così è anche per il fiume Muson, o Musone, uno tra i numerosissimi corsi d'acqua che bagnano il Veneto. Lungo il suo corso si sono stabiliti, sin dai tempi più remoti, importanti insediamenti umani, attratti dal clima mite dell'area, dalla vicinanza con il mare, dalla copiosità di risorgire e dalla ricchezza boschiva del territorio circostante. Sull'antica pianura alluvionale, lungo le rive del Muson, si susseguirono popolazioni sin dall'età del bronzo e del ferro. Il fiume Muson nasce come torrente nell'Asolano, nelle prealpi venete, ai piedi del massiccio del Monte Grappa. Da qui scende repentinamente verso la pianura e la zona della Castellana, dove viene alimentato ulteriormente da mille rivoli di fossi e torrentelli. In questo suo primo tratto, il Muson scorre a volte in maniera tumultuosa, come un torrente di montagna. Non a caso, in Veneto, Musone vuol dire arrabbiato, imbronciato. Un esempio del fiume che attraversa il territorio è proprio il Muson. Muson che, possiamo dire, raccoglie in sé la storia e l'evoluzione di un territorio che vede proprio in quelle popolazioni che hanno vissuto e vivono lungo il suo corso, popolazioni che possiamo dire raccolgono quella che è la storia del Veneto. Dalla bellissima Asolo, dunque, il Muson comincia la sua discesa. Asolo fu splendido rifugio di Caterina Cornaro, regina di Cipro, che venne confinata qui per ordine della Serenissima Repubblica di Venezia. Caterina Cornaro fondò in questo piccolo centro una magnifica reggia, attirando un cenacolo di artisti e letterati, tra cui Giorgione da Castelfranco e Pietro Bembo, che ambientò in questi luoghi, sulla fine del 1400, la sua prima importante opera letteraria intitolata appunto Gli Asolani. Ma in pieno Medioevo, molti anni prima di Caterina e del suo cenacolo di artisti, queste terre furono teatro di battaglie e scontri durissimi. Protagonista ne fu il tiranno Ezzelino da Romano, che partendo da queste terre arrivò a conquistare quasi tutto il Veneto. Famosa e tragica fu la conquista di Padova da parte dell'Ezzelino, il quale, una volta espugnata la città, massacrò migliaia e migliaia di uomini, donne e bambini per punire la strenua resistenza della città. Dalle valli asolane, dolcemente ondulate e ricche di vegetazione, il Muson scendeva anticamente verso la pianura e da qui sfociava nella laguna di Venezia.
Ma ad un certo punto il Muson iniziò a diventare un problema per il bacino lagunare a causa della grande quantità di sedimenti e di materiali che esso trasportava e che venivano riversati nella laguna, minacciandone l'equilibrio idrogeologico e innalzando pericolosamente le altezze dei fondali. Occorreva intervenire quindi sul fiume Muson, poiché la vita stessa della Serenissima era in pericolo. La Repubblica Serenissima ha sempre posto molta attenzione alla regimentazione delle acque del suo dominio di terra, tant'è che fu la prima in Europa a creare il Magistrato alle Acque, con lo scopo di regolamentare la gestione dei numerosi fiumi e canali dell'entroterra, attraverso norme severe e sanzioni pesantissime. Un sistema importante, dobbiamo ricordare, quello che arriva dalla storia, dalla gestione della Serenissima Repubblica, che vedeva proprio nella canalizzazione, nel deflusso delle acque, un sistema importante che veniva garantito anche con leggi ben precise e anche rigide nei confronti di chi non temperava in quello che era la manutenzione e la garanzia che queste opere venissero appunto controllate e garantissero poi il deflusso delle acque. Verso il 1600 Venezia si vide costretta a realizzare un'opera idraulica imponente e complessa per quel tempo. Un nuovo canale artificiale che deviasse parte delle acque del Muson e le portasse a defluire nel fiume Brenta, la cui foce versa direttamente nel mare Adriatico a sud di Chioggia. La deviazione del Muson fu realizzata all'altezza di Castelfranco Veneto e il nuovo canale artificiale venne chiamato Muson dei Sassi, distinguendolo dal corso originario che prese il nome di Muson Vecchio, il quale proseguiva, come ancora oggi, verso la laguna. Ci sono tutte correlazioni fra un fiume e l'altro che dipendono dalla difesa del territorio. In passato si parlava di dirottamento delle acque da un bacino a un altro o di creazione di canali più lunghi e stretti come è per esempio il Muson dei Sassi per allontanare le acque il più velocemente possibile. Oggi, un po' perché è cambiato il territorio, un po' perché è cambiata la coscienza anche ambientale, e opere di quel tipo non vengono quasi più realizzate. Il nuovo Muson venne realizzato tracciando una linea retta che da Castelfranco Veneto scende verso sud. La scelta di un percorso così rettilineo operata dalla Repubblica Veneta costituirà, come vedremo in seguito, un nuovo e altrettanto grave e inaspettato problema per il territorio e la sua cittadinanza. A San Martino di Lupari, a nord della provincia di Padova, nasce un ramo del vecchio Muson. Si tratta del fiume di Risorgiva che ha origine nell'oasi di Campretto, area di grande impatto naturalistico, diventata rifugio di molte specie animali e di piante autoctone, grazie alle attività di salvaguardia dell'ambiente, tutela delle acque e rispetto della biodiversità. Il fenomeno delle risorgive, da cui nasce questo ramo del Muson Vecchio, rappresenta un elemento di grande valenza ambientale per quest'area. Si tratta di sorgenti di acqua dolce di origine naturale che fuoriescono dal sottosuolo. In queste aree l'acqua sgorga spontaneamente dal terreno in polle di acqua limpida e ricca di sostanze minerali e dà origine, come nel caso dell'oasi di Campretto, a un vero e proprio luogo di benessere e relax, un'area dove è possibile fare picnic e godere di lunghe passeggiate immersi nel verde. L'assessorato l'ambiente in questi anni ha voluto quindi guardare a quella che è appunto la risorsa acqua come elemento di valorizzazione del territorio. Noi possiamo dire che lo sgorgare appunto dai fionchi, dalle risorgive naturali dell'acqua, dell'acqua pura soprattutto, vuole essere l'esempio di un territorio valorizzato anche sotto l'aspetto ambientale, che serve a quei cittadini che vivono nel nostro territorio, ma serve anche per quei visitatori che arrivano sicuramente da fuori del Veneto e oltre alle bellezze delle nostre città murate, del nostro territorio, da quelle artistiche, architettoniche e naturali, vede soprattutto anche nella valorizzazione dell'elemento principale che è l'acqua un elemento importante.
Questo binomio natura-cultura, tipico del Veneto e dell'Italia in generale, trova in San Martino di Lupari uno splendido esempio. Oltre alle bellezze naturali, San Martino di Lupari può vantare luoghi di grande valenza culturale, come per esempio il Museo Civico d'Arte Contemporanea Umbro Apollonio. Si tratta di una struttura unica in Italia, ispirata principalmente alla corrente artistica del neocostruttivismo e che annovera oltre un centinaio di opere di artisti italiani e stranieri di fama internazionale. In questa cittadina nasce Carlo Agostini, divenuto patriarca di Venezia nel 1949. Resta commovente il suo telegramma al Papa, quando ormai gravemente malato riceve la nomina a cardinale. «Vostra Santità mi chiama al cardinalato, ma il Signore, come spero, mi chiama al cielo». A qualche chilometro dal centro di San Martino, di grande interesse storico, è l'oratorio di San Massimo. La struttura attuale della piccola chiesa risale sicuramente al X secolo, ma è molto probabile che sia stata restaurata o riedificata su resti di edifici precedenti, forse addirittura di un tempio pagano. Tutto il territorio del Veneto, dalle Prealpi fino a Venezia e Padova, è ricchissimo di un reticolato di fiumi, di corsi d'acqua, di risorgive, di canali e canaletti minori. Dunque il Veneto è terra d'acqua, fonte di vita, sinonimo di prosperità e abbondanza, dono del cielo e della natura, da preservare, curare e non disperdere. Per questo è necessario guardare con lungimiranza al futuro e programmare interventi per un razionale utilizzo e un'attenta gestione delle risorse idriche. Come assessorato all'ambiente in questi anni hanno voluto investire soprattutto su una rete di gestione della fognatura, di depurazione delle acque che poi diventano fondamentali per garantire anche l'acqua di qualità nei nostri fiumi che dobbiamo ricordare molto spesso è fondamentale per garantire la produttività agricola soprattutto di prodotti e possiamo dire caratteristici del nostro territorio, prodotti agricoli che devono essere garantiti anche nella loro purezza e qualità. Per troppi anni si è pensato di poter intervenire sul territorio a seconda delle necessità, garantendo assoluta priorità allo sviluppo economico, industriale e urbano. Non si è compresa la natura particolarmente delicata del nostro ecosistema, intaccato, deteriorato e ferito da una cementificazione a volte selvaggia. Capannoni, case, nuove costruzioni spesso hanno occupato parte del territorio che nel passato serviva per dare sfogo alle acque. Così sono stati interrati anche i numerosissimi fossi e canaletti essenziali per il deflusso delle acque verso la campagna. In molti casi i fiumi sono stati costretti persino a scorrere sottoterra per dare spazio ad abitazioni, piazze e strade. L'urbanizzazione del dopoguerra oggi è aumentata a dismisura. Ad oggi il nostro comprensorio è interessato per quasi il 30% da un territorio urbano. E un territorio urbano rispetto a un territorio agricolo produce molta più acqua, cioè di quello che piove molto di più, non filtrando, arriva al canale. Quello che piove invece sulla campagna gran parte filtra e poco arriva al canale. Di conseguenza la gestione in piena di questa rete diventa sempre più complicata. Le molteplici esondazioni del Muson sono la riprova di quanto sia delicato l'equilibrio idrogeologico del nostro territorio, dove anche una pioggia abbondante rischia di provocare enormi disastri. Nel caso di forti piogge, l'acqua fatica a defluire e a trovare la via del mare. Il fiume si ingrossa e la concomitanza di altri fattori, come per esempio il vento di scirocco, complica ulteriormente lo scarico delle acque in Adriatico. Inoltre,
detriti che bloccano il deflusso delle acque o l'indebolimento degli argini, causato anche dall'azione delle nutrie che scavano al loro interno, aggravano maggiormente il rischio di esondazione. La pianura, i paesi, le città si allagano. È l'inizio di novembre del 2010. In Italia, e in particolare sul Triveneto, arrivano calde correnti di scirocco, mentre continuano a imperversare precipitazioni, a dir poco anomale. Il livello dell'acqua sale in una maniera impressionante e nel giro di poche ore diversi fiumi iniziano a esondare, portando l'acqua fin sui centri abitati. La situazione si presenta tragica in molte parti del Veneto. I danni sono ingentissimi. Interi paesi sono sommersi. Un incubo per le popolazioni costrette a lasciare su due piedi le proprie case. Il paesaggio è inusuale e allarmante. Tutto intorno fango, detriti e acqua. Quella stessa acqua, da fonte di vita, si è trasformata in minaccia, disperazione, desolazione e morte. Il bilancio è disastroso. 3 vittime, 200.000 animali deceduti, 500.000 abitanti interessati, oltre a 140 km quadrati di territorio direttamente allagato e oltre 1 miliardo di euro di danni. Il cambiamento idrogeologico del territorio, dovuto in parte allo sviluppo edilizio degli anni passati e il verificarsi di fenomeni climatici sempre più intensi e improvvisi, hanno messo a durissima prova l'intero sistema di sicurezza idraulica. Nello stesso tempo, a seguito di questi drammatici eventi, sta nascendo una nuova consapevolezza e una diversa mentalità per affrontare le sfide che il futuro ci riserva. La certezza sulla sicurezza idraulica non c'è mai, però una maggiore sicurezza idraulica sicuramente. Ricordiamo sempre che la sicurezza idraulica significa poter vivere e abitare con più tranquillità in un territorio. Abbiamo costruito parecchio, magari non con le dovute precauzioni, quindi è indispensabile cambiare marcia, cambiare un certo tipo di approccio. A seguito delle gravissime alluvioni che hanno flagellato il Veneto negli ultimi anni, la Regione del Veneto, attraverso l'assessorato all'ambiente, ha proclamato come assoluta priorità la protezione del territorio e la sua messa in sicurezza. A tal proposito, è in piena fase di attuazione un piano organico di interventi atti a risolvere stabilmente e alla base il problema delle alluvioni. La Regione del Veneto, con l'alluvione del 2010, ha preso come obiettivo principale quello della sicurezza idraulica del territorio. Quindi un percorso che ci vede, insieme a quelli che sono gli operatori diretti, cioè i geni civili da una parte, sotto diretta responsabilità della Regione, e dall'altra parte i consorzi di bonifica che hanno la competenza per la gestione del deflusso delle acque nel sistema secondario, cioè nel sistema più piccolo di deflusso delle acque. Per la gestione, la manutenzione e la salvaguardia delle risorse idriche, quindi, la Regione si avvale di due rami operativi diversi, che sono, da un lato, il genio civile e, dall'altro, i consorzi di bonifica, questi ultimi associati e rappresentati dall'Unione Veneta Bonifiche. L'Unione delle Bonifiche del Veneto è l'associazione che raggruppa i 10 consorzi di bonifica del Veneto, che sono sicuramente un elemento importante nella difesa idraulica del territorio, e dall'altro canto importanti anche per la distribuzione dell'acqua nei momenti di siccità. Quindi il lavoro che facciamo tutti i giorni è un lavoro di presenza capillare dei nostri 1200, io li chiamo collaboratori, 1200 collaboratori che abbiamo in Veneto, quasi tutti tecnici, che da un lato fanno la sorveglianza del territorio 24 su 24, 365 giorni l'anno, e dall'altro progettano quelle opere indispensabili per poter, da un lato, manutentare in modo corretto il nostro territorio e, da un lato, predisporre tutte quelle opere di prevenzione, a prevenzione del rischio sia idraulico che rischio di siccità. Se da una parte è fondamentale il ruolo delle istituzioni e degli enti coinvolti direttamente nella gestione delle acque e nella tutela del territorio,
dall'altro la sensibilizzazione della popolazione ai temi della sicurezza idraulica e di rispetto dell'ambiente rivestono un ruolo sempre più importante. Il coinvolgimento diretto della popolazione nella manutenzione privata, infatti, può rappresentare un fattore rilevante in termini di sicurezza ambientale. È importante che anche il privato pulisca il suo piccolo fossato, perché trattenere più acqua possibile nel territorio vuol dire poi garantire che appunto non arrivi la forte piena che poi mette in difficoltà soprattutto quelli che sono a foce, a sud. Nell'area attraversata dal Muson dei Sassi è attivo uno dei principali consorzi di bonifica del Veneto, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che coordina interventi pubblici e privati nelle attività di difesa dell'ambiente, sicurezza idraulica, irrigazione e sviluppo dell'agricoltura di qualità, gestione e tutela delle acque. Parlando di Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, esteso su 52 comuni, ha una canalizzazione di nostra competenza, di nostra gestione per quello che riguarda la manutenzione sull'ordine di 2600-2700 chilometri. Il consorzio è dotato di mezzi propri e monitora 24 ore su 24 l'intero corso dei fiumi con un servizio di emergenza e soccorso in caso di crolli e allagamenti. Il personale del consorzio è in grado di intervenire anche in situazioni estremamente rischiose, grazie all'esperienza acquisita e soprattutto alla profonda conoscenza del territorio in cui opera. Il consorzio Acque Risorgive, inoltre, gestisce 5 impianti idrovori, cioè sistemi di pompaggio che permettono di assorbire e asportare grandi masse d'acqua, in particolare nel caso di bonifiche o in caso di alluvioni, e di mantenere quindi un livello adeguato delle quote dei corsi d'acqua. Un esempio significativo di idrovora è quello di Torre di Burri, nel comune di San Giorgio delle Pertiche, in grado di sollevare ben 11 metri cubi di acqua al secondo, con sensori che attivano in automatico le idrovore in caso di necessità. San Giorgio delle Pertiche, il cui nome Pertiche richiama un'unità di misura di origine medievale, oggi non più utilizzata, è attraversato da diversi torrenti e da vari fiumi, tra cui il Tergola, che incrocia il Muson proprio nella botte a sifone di Torre di Burri. Qui, infatti, il Vandura e il Tergolino entrano nel Tergola, il quale passa sotto il Muson dei Sassi attraverso un manufatto a botte, eseguito dai veneziani nel 1612, detto Ponte Canale, e che viene definito una mirabile opera di ingegneria idraulica ancora efficiente. La botte a sifone è un manufatto idraulico che serve per gestire l'incrocio fra due fiumi senza mescolare le acque. Quindi quando un fiume deve attraversare l'altro, ma non vogliamo che le acque si mescolino, uno dei due deve passare sotto. Il manufatto che fa passare sotto l'acqua è detta botte a sifone. Normalmente si fa passare sotto il fiume che ha meno portata. Nella seconda metà del Seicento, il vescovo di Padova, signore di San Giorgio, costruì in quest'area un'elegante villa che costituiva il suo palazzo domenicale, cioè una casa di villeggiatura, accanto alla chiesetta di Santa Maria Maddalena, recentemente restaurata. Lungo il percorso del Muson dei Sassi, possiamo incontrare altri piccoli centri che si distinguono per il loro interesse artistico e culturale. Tra questi troviamo Resana, nella Marca Trevigiana, e Loreggia, nel Padovano. Resana sorge in un'area molto fertile, ricca di risorgive e di luoghi boschivi, sulla direttrice della romana Via Aurelia, che univa le città di Patavium, Padova, e Acelum, Asolo. Le sue origini sono molto antiche, e alcuni studiosi le fanno risalire al periodo dell'età paleo-veneta. Ritrovamenti di reperti archeologici in prossimità delle motte testimoniano che il luogo fu abitato già in epoca pre-romana. Il patrimonio artistico di Resana è piuttosto cospicuo, ancorché presente per la maggior parte negli edifici di culto e nelle ville, tra le quali Villa di Broglio, edificio in stile veneziano completato da una barchessa e da un ampio parco, e Villa d'Amosto, di proprietà del vescovo Francesco Pisani nel XVI secolo,
poi passata nel 1700 alla famiglia veneziana dei D'Amosto. Nel centro di Resana è possibile ammirare la chiesa parrocchiale, edificata a metà del XVIII secolo su progetto di Giorgio Massari, che conserva al suo interno numerose opere di artisti come Pietro Damini e Giuseppe Bernardi, detto il Torretto. Ed eccoci a Loreggia, il comune che ha dato i natali a Leone Vollenburg, fondatore della prima cassa rurale d'Italia. Tra i monumenti di rilievo dell'area va segnalata Villa Policastro Vollenburg, fatta costruire nella prima metà del Cinquecento da Sigismondo Policastro, medico illustre e docente presso l'Università di Padova, e arrivata ad essere completata solo nel 1615. Pregevole è il suo giardino, che, realizzato nei primi anni dell'Ottocento dallo Iappelli, si propone al visitatore con boschetti, ruscelli, prati, ponticelli e stagni che ne fanno una scenografia romantica di grande fascino. Di interesse storico è anche la parrocchiale dedicata alla purificazione di Maria, la quale viene citata per la prima volta in un documento del 1190. L'attuale edificio risale però solamente al XVIII secolo. Il campanile, invece, sembra sia stato edificato sui resti di una vecchia torre medievale. Passando per Loreggia, negli ultimi anni il Muson ha purtroppo provocato gravi danni, allagando vaste aree del comune. La devastante alluvione del 7 ottobre 1998 è ancora impressa nella mente degli abitanti di Loreggia. Il Muson abbatte gli argini, l'acqua tracina ed entra nelle case. Sono ore di paura, di spaesamento e angoscia. Oltre 200 abitazioni a mollo, strade interrotte, ponti crollati, linee elettriche e telefoni fuori uso. I problemi per tale corso d'acqua derivano principalmente dal fatto che esso ha regime torrentizio e va in piena molto rapidamente. Le sponde del Muson dei Sassi, oltretutto, si vanno lentamente sgretolando. Il fenomeno è causato dal terreno sabbioso pregno d'acqua e dalle infiltrazioni che provengono dalla campagna. Entrambi finiscono per indebolirne la struttura, provocando pericolose fessure. Il Muson dei Sassi è un fiume di tutto rispetto. Ha subito negli ultimi anni tantissime frane, ha avuto modo di rendersi pericoloso più di qualche volta, ma giustamente chi ha le competenze si è sempre prodigato a ripristinarlo e metterlo in condizioni di sicurezza. Evidentemente, avendo le canalizzazioni ancora di tanti anni fa, parlo di 100 anni fa, e avendo questo mutamento del territorio, le canalizzazioni cominciano a diventare molto impegnative, vedi gli allagamenti, vedi il rischio idraulico per quanto riguarda i cedimenti degli argini, vedi poi tutta la canalizzazione interna, ma mi riferisco in maniera particolare a quello che è stato l'abbandono anche all'interno dei comuni, all'interno delle aziende agricole. Inoltre la traiettoria rettilinea e pendente del Muson dei Sassi lo rende particolarmente pericoloso e soggetto a rotture degli argini. I veneziani nel 1600 avevano previsto un fiume rettilineo che defluisse velocemente verso il Brenta, ma non considerarono che portate d'acqua molto forti e una massiccia canalizzazione dei fossati e dei canali minori operate in tempi recenti avrebbero reso molto pericoloso questo fiume artificiale. Il Muson dei Sassi negli anni 60-70, quando veniva sorvegliato per modo di dire dal personale incaricato dal magistrato, era un canale che da Castelfranco a mettersi a Tor di Buri, a San Giorgio delle Pertiche, si metteva mediamente 5 ore e mezza, 6. Stiamo riscontrando con i nostri strumenti adesso che le quote che manifesta Castelfranco, noi ce le troviamo sul posto in 2 ore e mezza, 2 ore e 40 al massimo. Cosa significa? Significa aver raddoppiato la velocità, ma oltre che aver raddoppiato la velocità vuol dire che è anche aumentato di gran lunga i metri cubi che lui abitualmente portava.
sono vari e di diversa entità gli interventi che la Regione del Veneto, attraverso il genio civile e i consorzi di bonifica, sta mettendo in atto al fine di aumentare la salvaguardia e la sicurezza idrica del territorio. Innanzitutto attraverso le opere di manutenzione come il ripristino e l'innalzamento degli argini, il consolidamento delle sponde, la sfalciatura e la pulitura dei canali, il tutto nel rispetto della flora autoctona che cresce lungo le rive. Oltre alle opere infrastrutturali, servono soprattutto le opere di manutenzione, quello che magari nel passato non è stato garantito. Serve soprattutto mettere in sicurezza quegli argini che devono garantire soprattutto la pressione dell'acqua quando appunto i fiumi sono pieni, soprattutto quelli pensili, cioè quelli che hanno il livello dell'acqua del fiume più alto rispetto al terreno circostante. E questo è il rischio di rottura di questi argini, quindi dell'allagamento di vaste zone che molto spesso sono anche abitate, sono costruite e creano poi forti danni alle comunità locali. Le competenze del consorzio si distribuiscono principalmente con l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua principali che attraversano il territorio appunto di Acque Risorgive, che copre una superficie di 100.000 ettari suddiviso sulle province di Padova, Venezia e Treviso. Per la manutenzione dei corsi d'acqua il consorzio ha degli uffici preposti, gli uffici manutenzione, che hanno il compito e hanno anche i mezzi di provvedere allo sfalcio, fondamentalmente alla ripresa delle frane e a tutte quelle operazioni che servono per mantenere i corsi d'acqua in funzione. Normalmente appunto lo sfalcio su canali che hanno problematiche idrauliche importanti, come in questo caso dove c'è una statale molto importante, il corso d'acqua viene mantenuto sfalciato e quindi le sponde sono inerbite ma con l'erba tagliata corta. La manutenzione gentile, che è quella che cerchiamo di proporre nei corsi d'acqua dove i problemi di salvaguardia sono meno rilevanti, dove quindi gli alvei sono più larghi, la manutenzione viene fatta mantenendo al piede e lungo la sponda delle erbe non tagliate, che hanno la funzione, dal punto di vista idraulico, di mantenere le sponde protette dall'erosione dell'acqua stessa. E dal punto di vista ambientale hanno la funzione di dare un apporto come luogo rifugio, come luogo di alimentazione, dove gli animali, gli insetti, gli anfibi possono comunque vivere all'interno del corso d'acqua. Negli ultimi anni un sistema su cui si sta puntando molto è quello dei cosiddetti bacini di laminazione, cioè dei contenitori in cui convogliare e trattenere le acque, soprattutto nel caso di forti e abbondanti precipitazioni. Ci sono vari tipi di bacini di laminazione. Ad esempio quello per sfioramento. In questo caso, le cave vicino ai corsi d'acqua vengono utilizzate per raccogliere le acque che esondano e per sfioramento, appunto, riempiono le cave attigue. Altro tipo di bacino è quello in cui, grazie a delle condutture, l'acqua in eccesso viene portata dai fiumi o dai torrenti in questi immensi bacini ricavati da cave preesistenti. Ed ecco che le cave, da problema per il territorio, massacrato da una escavazione selvaggia e incontrollata, diventano oggi una risorsa con una duplice funzione: riserva d'acqua d'estate e bacino di raccolta, in fase di forti piogge o addirittura alluvioni. Nel caso del Muson, di particolare rilevanza sono sia il bacino di Riese, con una capacità di 500.000 metri cubi di acqua, sia la cava di Poggiana, che agisce per sfioramento e ha una capienza di 100.000 metri cubi. A monte di Castelfranco, negli anni, si sono costruite diversi bacini di laminazione che non sono altro che dei bacini che noi abbiamo recuperato spesso e volentieri riutilizzando cave dismesse, utilizzando quindi dei terreni che avevano già avuto delle problematiche, su cui noi abbiamo fatto un'azione anche di recupero e anche di bonifica. Cerchiamo di sfruttare appunto le cave, e quindi lì dove passano vicino ai canali
abbiamo cercato di creare i collegamenti e consentirci quindi di scaricare le acque in condizioni di piena. Quindi una parola d'ordine che ci stiamo dando in questo ultimo periodo è prevenzione, perché non per usare il solito meccanismo o le solite dicerie, prevenire è meglio che curare, ma è evidente che la prevenzione è estremamente importante. Noi ricordiamo sempre che a fronte di un euro speso in prevenzione se ne risparmia 5 in danni da pagare. Per cui anche per l'economia stessa di una realtà, di una regione, in questo caso del Veneto, la prevenzione è fondamentale. La prevenzione è mettere a disposizione dei terreni che hanno magari avuto delle situazioni di difficoltà, il più possibile, per poterli controllare, quindi allagare nei momenti di difficoltà, per poi svuotarli negli altri momenti. I bacini di laminazione, inoltre, diventano luoghi con una spiccata valenza ambientale, in cui si creano anche habitat naturali per particolari specie faunistiche. Il Consorzio di Bonifica ha realizzato nel tempo varie opere ambientalmente rilevanti. Per fare un esempio, abbiamo qui l'oasi di Salzano, è una vecchia cava, vedete tutta quest'area verde, una vecchia cava che è stata, una vecchia cava d'argilla che è stata abbandonata. Ci troviamo tra Salzano, Maerne e Martellago, questo è il passante di recente costruzione. In questa cava è stato realizzato un impianto di fitodepurazione, che è tutta questa grande area centrale, dove appunto l'acqua del Marzenego, il fiume Marzenego, un canale di risorgiva importante per questo territorio, viene spostata all'interno della vasca di fitodepurazione. Quest'acqua permane per circa 7 giorni e ne esce depurata soprattutto della parte azotata che è contenuta naturalmente nelle acque superficiali. Dal punto di vista ambientale, vedete tutte queste alberature, quindi qui c'è il corso d'acqua che poi si allarga, e tutte queste alberature sono diventate il luogo di vita di aironi, di garze, di uccelli di varia sorte, uccelli di passo, e insieme ad altre vasche di laminazione o di fitodepurazione presenti nel territorio si è creata una rete di siti dove gli uccelli possono vivere e prosperare. Seguendo questo nuovo approccio di salvaguardia e recupero ambientale, in cui l'opera dell'uomo è in sinergia con la natura e con la sua capacità di proteggersi e proliferare, ecco che anche il fiume Muson recupera una valenza ricreativa, che nel caso specifico si intreccia con la storia e con la fede. Costeggiando il suo corso d'acqua, è infatti percorribile un sentiero ciclopedonale chiamato il Cammino di Sant'Antonio, in memoria del viaggio del famoso santo che, trovandosi a Campo San Piero, volle giungere a Padova, dove morì il 13 giugno del 1231. Sant'Antonio sostò a Campo San Piero poche settimane, le ultime della sua vita terrena, dedito alla predicazione nel luogo ove ora sorge il santuario del Noce, albero sotto il quale il grande santo si intratteneva. Da qui partì, ormai morente, per l'ultimo viaggio verso il convento di Padova, ma morì lungo la strada a lui dedicata, proprio alle porte di Padova, dove ora si trovano altri santuari antoniani e la famosissima Basilica di Sant'Antonio, conosciuta in tutto il mondo come Basilica del Santo. Le ultime vicende del santo bastarono quindi per dar lustro a questa cittadina ricca di verde e di silenzio e per dare origine ad alcune testimonianze che ancora oggi vivono nei due santuari detti giustamente sacri luoghi antoniani. I santuari antoniani, oasi di spiritualità, arte e raccoglimento, costituiscono senza dubbio la principale attrattiva turistica di Campo San Piero. Sono migliaia ogni anno i pellegrini qui attirati principalmente dalla devozione a Sant'Antonio, ma anche dall'atmosfera di pace che emana dal luogo, dalle ricche testimonianze di fede, di religiosità e da quella gemma preziosa che è la Chiesetta del Noce, uno dei santuari artisticamente e culturalmente più interessanti del territorio provinciale e insieme
il segno più significativo della presenza di Antonio a Campo San Piero. Il complesso architettonico dei santuari si compone della chiesa di San Giovanni Battista e del convento dei frati minori conventuali. Nel centro di Campo San Piero troviamo poi importanti testimonianze del passato medievale e rinascimentale della cittadina, con il bellissimo Palazzo Tiso, attualmente sede municipale, e la Torre dell'Orologio. Meritano una visita anche le chiese di San Pietro e di San Marco, entrambe ricche di pregevoli testimonianze artistiche. Ripercorrendo il cammino di Sant'Antonio, diventato oggi un percorso dove fare lunghe passeggiate o attività fisica all'aperto lungo gli argini del Muson, è possibile arrivare a Campo d'Arsego. Anche questa cittadina ha legato il suo nome a una grande personalità religiosa, il vescovo Andrea Giacinto Longhin, nato a Campo d'Arsego nel 1863 e proclamato beato da Giovanni Paolo II il 20 ottobre 2002. Giunto a Cadoneghe, il Muson dei Sassi sta ormai per concludere il suo viaggio, portando con sé non solo il suo carico di acqua, ma tutte quelle storie, quei valori e quei significati legati ai luoghi man mano attraversati. A Vigo d'Arzere, infine, il Muson termina la sua corsa, ma già pronto a iniziarne un'altra, come se non fosse mai arrivato a destinazione. È il meraviglioso ciclo della natura che continua il suo corso. Il nome Vigo d'Arzere significa villaggio sull'argine, con evidente riferimento alla posizione del paese sul fiume Brenta. Lungo i suoi argini si può osservare un suggestivo panorama, per esempio ammirando la Certosa, notevole esempio di architettura monastica del Cinquecento, o percorrendo la riva destra del Muson dei Sassi, dove il fiume, alla fine del suo percorso, incontra finalmente il Brenta. La Regione del Veneto, con l'assessorato all'ambiente, il genio civile, l'Unione Veneta Bonifiche e i consorzi associati, lavorano quotidianamente per mettere in sicurezza il territorio. Molte sono le figure professionali, i mezzi e le risorse coinvolte nell'arduo compito di tutelare al meglio un ecosistema divenuto sempre più fragile. Occorre comprendere che per vivere in armonia con il territorio e nel territorio, la natura deve ritrovare il suo equilibrio. Solo allora i fiumi torneranno ad essere unicamente una preziosa risorsa e non più un pericolo per l'uomo. Solo allora il mormorio dell'acqua rappresenterà di nuovo la voce dei nostri padri.